Grazie Domenico, visto che da lunedì dobbiamo cominciare a lavorare sodo nei territori, io voglio farvi un intervento molto onesto, non nascondervi, se ci riesco, anche delle preoccupazioni. Tanto sicuramente mi dà calore questa ampia, ricca partecipazione e anche quello che ha detto Francesco, che anche noi a Ravenna stiamo riscontrando di una crescita di interesse e di attenzione, questo c'è. Abbiamo presentato alla stampa il nostro comitato per il no, il coordinamento per la democrazia costituzionale, e anche la conferenza stampa è stata molto partecipata, la stampa ci ha seguito. Mi conforta sapere che lunedì avremo a Ravenna Domenico Gallo e Sandra Bonsanti per continuare la riflessione e capire meglio. Ecco, il punto è, vorrei uscire di qui insieme a voi capendo meglio. E questo mi preoccupa un po'. Ci siamo detti moltissime cose, sono state esposte molte ragioni, tantissimi punti di vista, anche non facilmente conciliabili dal punto di vista del messaggio politico complessivo. Questo è un dato che io non voglio negare e non voglio neanche svalutare, però se ci stiamo ponendo il problema di una comunicazione efficace, il più possibile trasversale, cioè che parli possibilmente oltre ogni steccato all'intera nazione, probabilmente dobbiamo fare alcune scelte, che io vedrei così. Il nostro coordinamento per la democrazia costituzionale deve darsi parole d'ordine, input, linguaggio, loghi, comunicazione assolutamente unitari e chiari. Dopodiché chi aderisce alla campagna per il no alla riforma costituzionale e per l'abrogazione all'Italicum, chi lo fa, ognuno può portare sue proprie e autonome ragioni che possono arricchire, ma è chiaro che i cattolici per il no dovranno curare una certa opinione pubblica. Chi vede attaccato il diritto di chi lavora dovrà curare il proprio ambito di opinione pubblica e senza inimicizie e senza conflitti. Ma chi tutti insieme si riconosce in una battaglia fondamentalmente unitaria, qui deve uscire una parola d'ordine, delle parole chiare. Un messaggio che i nostri esperti sapranno sicuramente individuare, che è sopra, che è assolutamente sopra. Chi fa riferimento alla meravigliosa mobilitazione degli anni 70, figuratevi, mi riscalda il cuore questo, ma non siamo più là. Qui siamo non solo in un'Italia che sta andando a pezzi, in un'Europa che corre il rischio di non esserci più. Non possiamo cullarci in quel clima sperando che facilmente ritorni. È un altro il clima. È tanto altro che è giusto insistere, come ha fatto Villone, sul fatto che se noi non cambiamo questa legge elettorale possiamo avere un Parlamento peggiore, che se non fermiamo l'aggressione alla Costituzione possiamo avere ulteriori peggiori modifiche della Costituzione fatta da un Parlamento peggiore. Su queste cose fondamentali dobbiamo battere, sapendo che, come dice Pace, è unificante e dobbiamo tenere il no è unificante. Ma se cominciamo a dire che Renzi è uguale a Gelli, noi perdiamo per strada moltissima gente. La perdiamo per strada. Io vengo da una realtà, Ravenna, dove molte persone iscritte al PD non sono d'accordo per l'aggressione alla Costituzione, non sono d'accordo per l'Italicum. Noi a Ravenna, e spero col vostro conforto,
il nostro conforto, il nostro comitato. Non intendiamo fare una battaglia contro questo governo, diciamo che questo governo sta facendo molto male a fare il plebiscito su Renzi. Noi diciamo no a queste riforme, così possiamo spostare un po' di opinione pubblica, perché se la mettiamo sul contro Renzi per il fatto stesso che esiste, che è l'erede di Gelli, c'è qualcuno che sente puzza di bruciato e vota per le riforme renziane pensando che può esserci di peggio. E io su questo sono d'accordo, che può esserci di peggio, perché sul problema profughi c'è ben di peggio di Renzi in Italia, e sul problema profughi c'è di mezzo la sopravvivenza o meno dell'Europa come è stata pensata. Non crediate che io sia filo renziana, chiaro? Non crediate. Mi metto nei panni di un'opinione pubblica tendenzialmente democratica, tendenzialmente costituzionale, che vede nebbia e polveroni. Bisogna che ci sforziamo, è difficile, di diradare un po' i polveroni. Quindi la mia raccomandazione è un forte comitato unitario, ogni forza politica, movimenti, associazioni. Noi a Ravenna stiamo lavorando per i nostri, facciamo come comitato costituzione un'iniziativa a sostegno del lavoro, ma e qui insieme dovremo fiorire, se ci riusciamo, in una nuova stagione democratica. Ma dobbiamo fare molta chiarezza. Raccogliamo le firme per il no, mi pare, cioè per, depositiamo i quesiti, ecco, chiariamoci fra di noi, depositiamo i quesiti perché? Raccogliamo le firme da subito, da aprile, per l'abrogazione dell'Italicum. Sì. Sì o no? Allora, su questo oggi dobbiamo uscire, perché da lunedì, nei territori si lavora. Si lavora, ma su che cosa? Brava. Su che cosa? Quel no può essere che ha tanti significati: no all'aggressione alla Costituzione, no a peggiorare in prospettiva un Parlamento già messo male, e quindi sì all'abrogazione dell'Italicum, ma deve essere chiaro, assolutamente chiaro questo. Noi a livello locale abbiamo messo mano a un restyling del nostro sito per aiutarci ad avere una comunicazione più chiara e veloce, e stiamo raccogliendo adesioni di singoli cittadini. Abbiamo fondato il tutto come poche associazioni, tre comitati di costituzione della provincia, Libertà e Giustizia, un gruppo di giovani bravissimi, autonomi, bravissimi. Ma da lunedì sera noi diciamo apriamo a tutti, apriamo a tutti sotto un grande unitario ombrello, e ognuno poi dica le sue parole rivolgendosi ai suoi. I banchetti, mi raccomando, unitari, solo con il nostro logo.